Dopo un film più asciutto ed essenziale come Dunkirk, con Tenet, Christopher Nolan è tornato nei suoi labirinti. Il film ha diviso come sempre, ma secondo noi ha rappresentato anche un momento di svolta nel cinema di Nolan, che con Tenet forse ha dato vita all'ultimo grande rompicapo della sua carriera. Come se il film fosse una specie di atto liberatorio in cui dare libero sfogo alle sue fissazioni. Per questo in tanti si sono chiesti quale potesse essere il prossimo film del regista londinese. Bene, dopo più di un anno di attesa, adesso abbiamo la risposta. Ecco di cosa parlerà il prossimo film di Christopher Nolan. L'indiscrezione arriva dalle pagine di Deadline, fonte autorevole e per questo molto attendibile. Nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale, pare che il prossimo film di Nolan sarà un biopic. Al centro della storia dovrebbe esserci il fisico statunitense Robert Oppenheimer, figura chiave per lo sviluppo della bomba atomica. Il film dovrebbe anche raccontare in retroscena del progetto Manhattan, operazione top secret degli Stati Uniti d'America incaricata di sviluppare le prime armi nucleari. Oppenheimer era lì durante il celebre Test Trinity nel New Mexico, il sito della prima esplosione di bomba atomica riuscita nel 1945. E così, dopo Dunkirk, Nolan torna a raccontare la Seconda Guerra Mondiale, ma da una prospettiva inedita, soffermandosi su una personalità complessa come quella di Oppenheimer, uomo che prese atto delle conseguenze devastanti del suo lavoro, arrivando persino a vivere una profonda crisi di coscienza per il senso di colpa e poi opporsi pubblicamente alla proliferazione delle armi nucleari. Molto facile immaginare un Nolan affascinato da un personaggio storico così pieno di ombre. E magari, chissà, potrebbe essere l'occasione per regalarci un altro thriller psicologico, come già fatto in passato con Memento e Insomnia. Ma le notizie interessanti non finiscono qui. Sempre secondo il report di Deadline, Nolan avrebbe deciso di mettere la sceneggiatura a disposizione di importanti studi, mantenendo così la promessa di non voler più lavorare con Warner Bros. Come molti sanno, i rapporti tra lui e il celebre studio si sono ormai incrinati dopo la scelta da parte della Warner di distribuire i suoi titoli di punta sia al cinema che contemporaneamente su HBO Max. Una mossa che ha fatto storcere il naso a molti registi ed è stata considerata profondamente impopolare da artisti come Nolan, James Gunn, Denis Villeneuve e Patty Jenkins, che hanno criticato ripetutamente la compagnia senza peli sulla lingua. Tornando al prossimo film di Nolan, al momento non ci sono dettagli sul casting dell'opera, ma sempre secondo Deadline il regista sarebbe in trattative con Cillian Murphy, ormai un vero e proprio attore feticcio, visto che è apparso in molti suoi film. L'attore poi, secondo noi, avrebbe tutte le carte in regola per interpretare al meglio lo stesso Oppenheimer, considerando il suo stile di recitazione sempre algido ed enigmatico. E voi che ne pensate di questo nuovo progetto di Nolan? Pensate che il tema e il personaggio possano dare una svolta al suo cinema? Fateci sapere la vostra nei commenti.